Oggi vado a fare un'insalata di riso, che ce ne saranno quante di versioni? Un miliardo. Questa è un miliardo, miliardo e una. È buona, è particolare, interessante, stuzzicante, ha un sacco di pregi. Ma un altro pregio è anche quella che si fa abbastanza velocemente. Prima cosa che si fa, ovviamente, si va a cuocere il riso. Acqua che bolle, sale, e vado a mettere il riso. Scegliete la varietà di riso che vi piace di più. Un riso Ribe per fare l'insalata di riso, secondo me è perfetto. E metto il tempo. Ecco fatto. Nel frattempo vado a preparare tutti gli altri ingredienti che servono per questa ricetta. I friggitelli. Ah no, non mi devo dimenticare. Uvetta che vado a far rinvenire aggiungendoci un pochino di acqua. 4-5 minuti ci vogliono per far rinvenire l'uvetta. Vado a preparare i friggitelli, classici friggitelli. Vado a tagliare e a togliere i semi che ci sono all'interno. Ci si comporta con i friggitelli esattamente come si fa con i peperoni, sono in realtà dei peperoni, no? Altra operazione è quella di togliere i filamenti e i semini che sono rimasti dentro. A questo punto l'operazione è quella di tagliarla, potete scegliere se tagliarla così, ecco, in questo modo qui, avere questa dimensione, o farla a filetti. Secondo me è bellina in queste dimensioni. Ma è gusto personale, poi fate quello che volete. E le metto dentro una ciotola. Vado a scaldare una piccola padellina, perché ci devo tostare un pochino di mandorle. Potete lasciarle intere o tritarle in modo molto grossolano. Qualcuna la lascio anche intera. E le vado a fare tostare leggermente, ma proprio leggermente. Vado a tritare del prezzemolo. Ecco, siamo pronti per scolare il riso. Apro l'acqua fredda perché devo interrompere la cottura del riso. E lo faccio raffreddare sotto l'acqua. E ora lo lascio per qualche minuto a drenare l'acqua che è rimasta. Questo è un pentolino di ghisa, quindi questo mi permette di toglierlo dal fuoco, di spengere il fuoco perché il calore residuo finirà di tostare le mandorle. Prendo un barattolino, ci vado a mettere il prezzemolo tritato, ci metto dell'olio, non poco, dello zafferano in polvere, metto 2 bustine, metto un paio di cucchiai di aceto e creo un'emulsione. Ah no, un pizzico di sale. Ok, l'emulsione è pronta. Ora vado ad asciugare l'uvetta e l'aggiungo all'insalata. Aggiungo il tonno, classico tonno sott'olio. Se volete potete utilizzare anche del tonno al naturale, ma è più buono quello sott'olio. Aggiungo le mandorle. Nel frattempo mescolo tutto e ora aggiungo il riso. Ora vado a mettere l'emulsione. Assaggio per sentire se la quantità di sale è corretta. Considerate che ci sono anche degli elementi dolci come l'uvetta. 2 chicche, ci stanno bene. Il sale poi, lo sapete, è una cosa del tutto soggettiva, quindi dovete assaggiare per sentire se per voi va bene. Pronta, bisogna solo servire. Questa bella tazza da colazione ci sta benissimo. E
vado a mettere questa insalata. Ah, non l'ho detto mentre la stavo facendo. Come tutte le insalate fredde che si fanno, che siano di pasta, che siano di riso o di altri cereali, una volta terminata conviene sempre lasciarla lì per almeno una mezz'oretta, perché così tutti i sapori si assemblano al meglio. Vediamo se riesco a trovare, eccola qui, un altro pezzettino di mandorla. A me piace e sono soddisfatto, e anche se prima l'ho fatto un assaggio per sentire il sale, assaggio nuovamente per farvi sentire com'è. Molta uvetta, doppia dose di uvetta, che mi piace tanto. Una bella cucchiaia da questa, assaggio, Poi quando si arriva al pezzettino di mandorla, è buona. Questa qui è un'insalata di riso diversa da quelle che, diciamo, più rinomate, quelle che si fanno con di riso. Ma vi posso dire che secondo me questa qui è buona 10 volte di più, se non anche di più. Buonissima. Alla prossima.